una mostra multimediale che il fotografo Flavio Piras dedica ai paesi del terzo mondo, dove la manualità ha ancora un ruolo fondamentale. Siamo alla mostra di Flavio Piras, negli ex capannoni di Ducrò, capannoni alla Zisa. Io ho ripercorso a ritroso la strada degli schiavi dall'Africa fino alle Americhe. Questo è il secondo viaggio dopo quello che ho effettuato ad Haiti. E bene, come sappiamo, ex Dahomey è stato il paese da cui sono partiti decine di milioni di schiavi. Quindi questo, il mio viaggio alla distanza di 200-300 anni, vuol verificare la situazione di noi occidentali rispetto a questo paese. Dove terrai la prossima mostra? Questa mostra si articola in tre tappe importanti. Dopo Palermo, che in prima europea, si svilupperà a Parigi e dopodiché a Monaco di Baviera.